l'emancipazione di Gumilev, la lunga agonia spirituale, gli insopportabili tormenti fisici e la fine di Bloch, le crudeli privazioni e la morte tra sofferenze inumane di Klevnikov, i meditati suicidi di Esenin e Majakovsky. Così, nel corso degli anni venti, periscono in età dai 30 ai 40 anni gli ispiratori di una generazione, e in ognuno di essi vi è la coscienza dell'ineluttabile condanna, intollerabile nella sua lentezza e precisione. Qualcuno scorse il frutto al cielo, ma poi scosse il tronco ed il frutto cadde, e questo è il canto di chi non cantò e di aver voce non si accorse. Tutto ciò di cui il suo pensiero poteva arricchirla. Vedrete, vedrete, mi diceva, con i bolscevichi la collaborazione libera è sempre possibile. Ecco, attendo, stanno tornando, o tendi in agilità, tutti intorno stanno, tutti intorno, loro ridendo ci spingono in là, e proprio da là, dietro agli abeti, l'imboscata dal bosco verrà, sulla neve scappiamo impauriti, e loro sparano. Trasformarono l'assemblea in una borgia. L'anziano operaio però rimase in piedi e la sua voce si levò al di sopra del tumulto. Solo 3 anni fa Lenin, Trotsky e Zinoviev e voi tutti, tutti venivate denunciati come traditori e spie dei tedeschi. Noi marinai e lavoratori venimmo in vostro aiuto e vi salvammo dal governo di Kerensky. Siamo noi che vi abbiamo messo al potere, l'avete dimenticato?
cose comuni non hanno mai croci, le voci che vedo che pianto. Qualcuno ci porta distratto i suoi fiori, la fiamma, l'aria. Viktor Skloski invece scrive in memoria di Klebnikov: perdonaci per te e per gli altri che uccideremo. Lo Stato non risponde della morte degli uomini. Al tempo di Cristo non comprendeva l'aramaico e in generale non ha mai capito il linguaggio umano. I soldati romani che inchiodavano le mani di Cristo non sono più colpevoli dei chiodi. Eppure, chi è crocifisso?